Immortal Phoenix Rising. Un po' Zelda, un po' Rise, un po' God of War e un po' James Brown. Riders Republic. Prendi Steep, gli togli la neve, metti il deserto. Togli gli sci, metti la bici. Ecco creato la nuova IP di Ubisoft. Scusa, ma non facevano più bella figura a farlo uscire come DLC di Steep? Ah, dimenticavo, sono tutti vestiti nello stile di Watch Dogs 2. Giusto per far capire agli utenti che è un gioco giovane. Ehi, guarda che sono io il vero super giovane. Ma anche tu lo puoi diventare un po' prendendo questo costume. E potrai diventare il mio fratello minore. Ciao! Prince of Persia, le sabbie del tempo, remake. Se scaricate l'originale Prince of Persia del 2003 da Uplay, scoprirete che non funziona. Quindi, speriamo che almeno questo remake funzioni, cazzo. Comunque la grafica mi ha colpito tantissimo come Halo Infinite. Andiamo bene, proprio bene. Scott Pilgrim vs. The World, The Game, Complete Edition. Picchiatura a scorrimento tra i migliori mai usciti in questa generazione. La domanda è, ma cosa ha di speciale questa Complete Edition? Ah, giusto, c'ha due personaggi in più giocabili. E quindi me lo rivendete a prezzo pieno? Che vuol dire? Vuol dire che... che te la vende il culo. Watch Dogs Legion. Dopo tanti anni si sono ricordati di mettere la meccanica del reclutamento, motivo per cui avevo comprato il primo Watch Dogs. Però purtroppo, ragazzi, mi devo dire una cosa. Per me è tardi. Sì, è tardi. Perché sono stato già tradito due volte da questo brand. Non mi farò fregare una terza volta. Aiden Pearce reclutabile! E volevi! Che brutta fine ha fatto. Hyperscape. Gli Arena stanno riprendendo lentamente piede come genere. Ma purtroppo Unreal 4 non ingrana. Ovviamente ci prova la cattona di Ubisoft nella speranza di azzeccare un altro gioco. Just Dance 2021. Ha rotto il cazzo. Ha rotto il cazzo. Cioè, questo gioco esce anche per Wii. Aspettate un attimo. Nel trailer non ho visto il panda. Dov'è il panda? Vabbè, comunque anche senza panda rimane comunque una merda sto gioco. Chiedo scusa, lo compro. Roller Champions. Dai, un altro competitivo. Vai, proviamoci. Perché ora che sta fallendo Rainbow Six Siege, non si sa mai, rimaniamo senza soldi delle microtransazioni. Proviamo con un altro competitivo. Ragazzi, io vi spendo i soldi microtransazioni, ma almeno metteteci le stesse gnocche che stanno nello sport originale. Assassin's Creed Valhalla. Non uscendo ancora il nuovo The Witcher o il nuovo Dragon Age, Ubisoft continua a lucrare sui fan di CD Projekt Red e di BioWare, producendo questo simil GDR fortunatissimo. A questo giro ovviamente hanno usato i vichinghi, che sono purtroppo passati di moda Ubisoft. Però mi aspetto un DLC degno d'autore, ovvero con Ezio Auditore. Tanto ormai li mettete a caso i DLC, personaggi a destra e a sinistra. Mi aspetto anche eventualmente il panda di Just Dance dentro Assassin's Creed. Comunque, prossimo capitolo vi do io l'idea. Un bel Assassin's Creed Cyberpunk. Far Cry 6. Allora, se dal 3 c'è stata una lenta discesa verso un titolo sempre meno simulativo e più arcade con meno meccaniche, mi aspetto che il 6 sarà un film interattivo. Cazzo, c'è anche Giancarlo Esposito. Oh sì, oh sì, duro, duro. Rambo Six Siege. In arrivo Sam Fisher. Giusto per raschiare il barile di cui hanno devastato ormai anche il fondo. Prossimo DLC? Lo so che sono ripetitivo, ma... Ezio Auditore o il panda di Just Dance? E poi abbiamo una sfilza di aggiornamenti, ovvero aggiornamenti per For Honor. Ma qualcuno ci gioca ancora? Aggiornamenti per Ghost Recon Breakpoint. Ma qualcuno ci gioca ancora? Aggiornamenti per The Division 2. Dopo la truffa del primo capitolo... mi state dicendo che qualcuno ha comprato anche il secondo? Siete delle merda!
Ora vi parlo sinceramente, ma per me Ubisoft mi sembra un'azienda priva di idee. Sembra essere diventata l'asylum dei videogame. Vede cosa funziona e ne fa la sua copia. Solo per sfruttare quel filone. Ovviamente, per carità, dai, ci sta. Fa parte delle regole del gioco seguire le tendenze per sviluppare un buon videogioco che venda pure. Però qua siamo a livello del discount del gaming, anche graficamente e tecnicamente. Un altro consiglio voglio dare a Ubisoft: dopo la dipartita di quella bonazza di Jade Raymond, vi ho trovato il nuovo volto adatto alla filosofia della vostra azienda. Eccola,